Le interviste di Web Radio Italiane. Eccoci qua, ben trovati. Oggi webradioitaliane.it incontra due carissime amiche. Intanto facciamole entrare. Cucù. Oh, ciao Caterina Querci, ciao. Una cantante, e ciao Chiara Lucchesi, un'autrice, cantautrice, pianista, chi più ne ha più ne metta. Allora, innanzitutto grazie per essere qua. Diteci come mai siete insieme a raccontarci che cosa. Dai, chi inizia? Su, un po'. Chi parte? Vai, vai. Io? Vai. Allora, noi siamo insieme perché stiamo appunto costruendo questo progetto dove io sono la cantante, ma lavoriamo insieme come autrici nella creazione di canzoni e singoli, insomma, inediti. E da poco è uscito il nostro ultimo singolo, Labbra Tiepide, che potete trovare, ne approfitto subito, potete trovare sui vari digital store, quindi Spotify, Apple Music, c'è anche ovviamente un visual su YouTube. E quindi niente, siamo qua per parlarvi un po' di noi, della nostra musica, di Labbra Tiepide, ma non solo. Chiara? Beh, allora sì, io volevo parlare un po' del progetto, di come ci siamo conosciute. E ovviamente sì, lei è una cantante, io sono una musicista, e ci siamo appunto conosciute in un ambito musicale. Facevamo entrambe parte di due gruppi. E dopo ci siamo conosciute, abbiamo fatto amicizia, abbiamo scoperto che entrambe... Avete lasciato i gruppi. Lasciamo stare. Dai. No, quindi si dovrebbe aprire e chiudere una parentesi un po' troppo grande. Esatto, non basta l'intervista. Diciamo comunque che è successo dopo qualche anno che ci siamo rincontrate e abbiamo capito che ci piaceva a tutte e due iniziare un qualcosa insieme, un qualcosa di totalmente nuovo, perché alla fine l'artista nasce quando riesce a trovare se stesso, e parlando e provando a scrivere alla fine abbiamo trovato un obiettivo comune, cioè quello di creare una musica che fosse totalmente nostra, quindi con la nostra firma. E così è stato, quindi abbiamo iniziato appunto a scrivere testi insieme, testi, musica, tutto quanto, cioè proprio un lavoro che facciamo completamente insieme dall'inizio alla fine. Esatto. Sentite, come mai Labbra Tiepide? Il titolo, dici? Beh, allora, diciamo che si ascolti sono tiepide, dovrebbero essere calde, sono tiepide. Ma tiepide perché se ascolti il testo, la protagonista della canzone è una persona indecisa, quindi è non troppo calda ma neanche troppo fredda. Esatto, e quindi tiepide riflette un po' anche il suo stato d'animo di indecisione, di passione, ma anche di malinconia, e quindi ecco, semplicemente per questo. Ma come vi è venuta fuori questa storia qua? Ma in realtà, come parlavamo un po' prima nel backstage, la nostra musica nasce... Siamo internazionali nel backstage. Certo, direttamente dall'America. Vero, Chiara, international. Cioè, capito, international. La nostra musica non... nasce un po'... Le tematiche della nostra musica nascono un po' anche per caso, nel senso, gli artisti comunque scrivono riguardo le loro sensazioni, emozioni, esperienze personali, ma non solo. Quindi in realtà Labbra Tiepide non ricordo neanche come è uscita, sinceramente. Ricordo solamente che io ho proposto a Chiara questa idea, con questo testo approssimativo, e probabilmente ero malinconica in quel momento, però non è che riguarda direttamente la mia esperienza personale o sentimentale. E a Chiara è piaciuto, abbiamo detto lavoriamoci su, e è uscito fuori Labbra Tiepide. Sì. Quella è partita proprio dal testo e si è sviluppata piano piano, e sì. Esatto. Chiara, allora facciamo così. Intanto salutiamo in regia il buon Max Fuochi. Ciao Max. Yay. Chiara, lanciaci il video. Te pronto, Max? Vai, Chiara. Che video? Oh, Chiara, ti sei bloccata. Che... Meno di tiepida tu sei. Lanciaci il video, su. Vai, che video? Di Labbra Tiepide. Come faccio a lanciarvi il video? Va bene, ve l'annuncio io. Così lancio. Non è una gag preparata, eh? Signori e signori, puff, 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 Labbra Tiepide. Vai, Max! Forse c'è una ragione.
ragione se crederai che stare bene ma la realtà ha un altro suono. Come fa, sì come fa, forse se ci ritroviamo capirai quello che siamo. Non mi va di ricordare che in testa già dalla mattina te l'amore non si compra, togliamoci la maglia se ancora lo so, non mi parli però, sento ancora di te, quel sapore che alle labbra tiepide. Non ti perdonerò se mi chiedi perché, sento ancora di te, quel valore che vale su di me. Giusta per scegliere, ti dire basta, sveglierai la notte insieme a me, non dormirai, sappiamo è inutile, l'amore non si compra, togliamoci la maglia, semplice, ferma al tuo posto, con le mani a posto, libere, resto ancora, lo so, non mi parli. Oh, Chiara, ma quando gioca al campo dice lancia, 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 ma se non tu lanci. Io te l'ho lanciato, mano. Dai, stavamo giocando, era tutto preparato, realmente. Certamente. Certo, no, siamo un po' birbanti, noi tre. Un pochino, ci vuole, se no. Molto carino. Quanto hai scritto te, Caterina, a questo video? Ha scritto Divina Commedia. Esatto, magari sarebbe male. No, diciamo che il video è un video barra visual, nel senso che è molto più astratto, più sintetico, infatti se noti è un loop. Però era proprio quello che volevamo, una cosa semplice ma efficace. E così sembra anche che scrivo un sacco, quando in realtà è sempre la stessa scena. Sentite, i social come hanno preso questo brano? Ma i social stanno avendo un buon riscontro, sinceramente. È interessante vedere magari persone che si interessano a loro volta al pezzo, mi dicono anche, guarda, a me piace più Gioco Amaro, oppure no, a me piace più Labbra Tiepide, perché comunque avere un feedback da parte del pubblico è giusto. È importante. Sì, assolutamente, e anche per noi è molto utile, perché per le future canzoni è bene sapere anche cosa piace agli altri, non è che scriviamo solo per noi, quindi sì, comunque generalmente sta andando piuttosto bene, sì, siamo soddisfatte. Vi faccio una domandaccia, Chiara, ci pensate a Sanremo? qui si apre un'altra parentesi, vero Chiara? Eccoci. Ma a Sanremo, allora, sì, prima che io diventi vecchia, troppo vecchia, sai, che qui, insomma, siamo sull'andante, ecco, vediamo, ci dobbiamo pensare, ora questa mi è partita, mi è andata via, mi è andata in America, come si fa? Però... sono sempre connessa con l'Italia, quindi...
È come se fossi lì. Che è chiaro a non trovare scuse. No, guarda, io sto qui, non mi muovo. Sì. No, ovviamente. A cosa state lavorando di nuovo? Ora siamo in un attimo in un periodo creativo di brainstorming individuale, perché comunque capisci che ci abbiamo 8 ore di differenza e quindi dobbiamo ancora sintonizzarci. Però abbiamo già un progetto, abbiamo già lavorato a un altro progetto, perché ci siamo già messi avanti, super organizzate, vero Kia? E tra poco, non so nemmeno quando, però tra poco uscirà un altro singolo in Italia. Hai visto? Sì. Che piano piano ce lo dite? Piano piano. L'hai proprio estrapolato, lo volevi sapere, di curioso. Sentite, cosa vi aspettate, cosa volete dalla musica? Via. La verità, noi si vuole la verità. La verità fa male, lo so. Vai Kia, puoi partire te. Parto io. Cosa vogliamo dalla musica? Allora, secondo me, la musica è una passione così grande che spiegarla a parole è difficile. Che mi raccomando, mi ridici un altro pezzo di un'altra canzone? No. Possiamo scriverlo adesso? No, aspetta. Lo puoi scrivere ora? Vai. Rimandatela. Allora, no, davvero, cioè, sono delle emozioni e non è difficile spiegarle. Però quando fai le canzoni, comunque, quando componi musica, metti un pezzettino di te in quello che fai. Ecco, è lì che magari è quello l'obiettivo, cioè tentare di trasmettere agli altri quello che te stai passando, quello che te stai vivendo in quel momento. Quindi diffondi la passione che hai, provi a diffonderla anche al resto delle persone, che non è semplice, però è bello. Caterina. Ma sì, sicuramente sono d'accordo, nel senso, un po' quello che comunque, cioè, il bello della musica è della musica come dell'arte in generale è trasmettere un'emozione e sperare anche in un feedback positivo, cioè sperare di arrivare alle persone. E poi ovviamente questa è la parte filosofica, la parte più pratica secondo me è anche riuscire, almeno per quanto mi riguarda, ma anche Chiara è una professionista della musica, quindi penso che riguardi anche lei, è riuscire comunque a fare della musica anche una professione, perché è molto difficile lavorare nella musica, vivere di musica, e quindi noi ci auguriamo anche con il nostro progetto e a piccoli passi di riuscire piano piano ad avvicinarsi anche a questo mondo in una maniera più professionale possibile. Ma sì, ce la farete sicuramente. Ma speriamo. Diteci le vostre pagine social. Allora, la mia pagina social su Facebook, ho una pagina che si chiama Caterina Querci, quindi il mio nome, molto semplice, potete seguirla e avete tutti gli aggiornamenti su quello che faccio, su quello che facciamo. Poi la mia pagina Instagram è It's Caterina Querci, quindi ITS Caterina Querci. E ho anche un profilo TikTok nuovo, e sempre It's Caterina Querci, quindi per gli amanti di TikTok sono anche là. E beh, principalmente sono questi i miei social. Ah, e il canale YouTube ovviamente. Ovviamente, dove potete trovare le nostre canzoni, sempre Caterina Querci, non ci si sbaglia. Non vi sbagliate. Niente, io sono di contorno. No, che dici? No, allora sì, le pagine sono queste e io ovviamente, come abbiamo detto prima, partecipo a tutti i progetti, però ecco, diciamo che la figura che poi emerge è quella sua, della cantante, e su questo appunto abbiamo parlato insieme quindi insomma siamo giunti a questa conclusione. Quindi dove c'è scritto Caterina Querci ci sono anche io dietro, non vi preoccupate. Allora, ultima domanda prima di salutarci, risposta secca da entrambe: la musica è? Vai Caterina. La musica è emozione, Chiara. Passione. Emozione e passione. Allora, grazie mille per averci emozionato con tanta passione. Noi vi attendiamo con il vostro nuovo lavoro qui su webradioitaliane.it. Ciao! Grazie mille, Furio, ciao!